Via verrà dato da Aldo Di Cristofaro, presidente dell'associazione abruzzese di Toronto. Sono cominciati con un evento sportivo i festeggiamenti in onore di San Pietro Celestino V nella frazione Bagnatuno. Oltre 160 giovani ciclisti giunti da diverse regioni si sono affrontati domenica per il secondo trofeo Adesi Cycling, gara nazionale per esordienti di primo e secondo anno, valida anche per il Memorial Nunzio Cianfaglione e Delio Prosperini. La corsa è stata caratterizzata dalla pioggia, in particolare nella seconda batteria. Gli esordienti di primo anno, fino a 13 anni, hanno compiuto tre giri attorno al percorso di 10 chilometri che ha attraversato le frazioni di San Pietro, Fonte d'Amore e Marane, per fare poi ingresso a Sulmona, in Viale dei Cappuccini, nella strada statale 17 e nel bivio Badia, con ritorno al Bagnatuno. Dopo una lunga fuga a tre, si è imposto Tommaso Riondino della società Umbra Forte Braccio da Montone, secondo classificato Lorenzo Masciarelli dell'Amici della Bici Junior di Spoltore. Sono stati anche tre e non quattro a causa del maltempo i giri per gli esordienti di secondo anno fino a 14 anni. A vincere Federico Cardone della società pugliese Spes Alberobello, che si è imposto in volata su Lorenzo Germani della SD Civitavecchiese e Giulio Farioli della Fonte Braccio da Montone. Ma l'arrivo a San Pietro degli esordienti di secondo anno è stato caratterizzato da due cadute nell'ultima curva. Era bagnata, purtroppo qualche caduta, ma niente di grave, cose che fanno parte del ciclismo. Purtroppo il primo e il secondo di questa seconda gara sono scivolati sull'ultima curva, ripeto, fa parte del ciclismo, però la gara alla fine è stata sicuramente una bella manifestazione, siamo contenti e sicuramente questo evento continuerà anche nei prossimi anni. Tante regioni, quasi tutto il centro-sud, grazie ai calendari che nelle altre regioni oggi erano vuoti, quindi abbiamo avuto un bel numero di partenti e questo è anche una soddisfazione per gli organizzatori, ma anche per noi.